ci sono due amici che si incontrano per strada, a parte che uno di questi aveva avuto, poverino, un incidente, l'ha pubblicato su Facebook e c'era un solo mi piace, Michele Carrozziere. Dice, almeno dice, ve ne ha consacrata mia. Dice che arriva a piazza, al bar della piazza, e incontrato a Peppinetto. Ci disse a Talia, ci disse, oh, vedeste che succedeva a Totò? Dice, cosa? Poveretto. Dice, ieri arrivava alla casa, trovava la moglie con un altro. Chissà, vi ho visto, ma dice sempre, la parola poteva dire meglio. Ci disse, vabbè, dice, ma che succedeva? Come che succedeva? Dice, pigliamo con cielo, spara prima io e poi a Ida. Dice, babbo, dice, come io poteva dire meglio. Dice, come? Mi ha ammazzato tutti e due. Sì, che succedeva ieri. Se succedeva a Vandere, qui dice lo Buruero. Sto lavorando, mi sto divertendo, sto restaurando la mia 500. Tutte le sere scendo giù in garage, chiudo la mia porta e io lavoro in pace. Ho speso tutti quanti i miei risparmi, in accessori un sacco di ricambi. Ma il risultato è quello che volevo, ora è proprio bella, bella per davvero. Ora il restauro è finito, mi han detto sei stato bravo. Presto ragazzi corriamo in centro, sarà un successo, lo sento. Su e giù per le vie del centro, andando pianino sfilando, la gente ci guarda stupita, meravigliata. Sarà per quel suo colore o il canto del suo motore, salutano tutti quanti con calore. La mia 500 restaurata, modificata, cofano in su con da chilometri ingrandito, oltre 200 forse più. La mia 500 restaurata mi piace un sacco, l'hai detto tu, con quello scarico cromato non la venderemo più. Su e giù per le vie del centro, andando pianino sfilando, la gente ci guarda stupita, meravigliata. Sarà per quel suo colore o il canto del suo motore, salutano tutti quanti con calore. La mia 500 restaurata, modificata, cofano in su con da chilometri ingrandito, oltre 200 forse più. La mia 500 restaurata mi piace un sacco, l'hai detto tu, con quello scarico cromato non la venderemo più. Questo è un raduno che ha organizzato la nostra fiduciaria di Serra Stretta, Angela Fazio, una persona che organizza dei raduni fantastici. Abbiamo persone che vengono da tutta Italia, vengono dalla Campania, sono venuti dalla Sicilia e riunisce tutti i paesi della zona. È un amore grande questo per la 500 e per le auto storiche. Cosa dire? È un incontro di amicizia, è un incontro di festa, è un incontro di pace, comunque, perché non abbiamo altro modo per esternare con le macchine una felicità e un'amicizia. Successo lo sento, su e giù per le vie del centro, andando pianino sfilando. La gente ci guarda stupita, meravigliata. Bene, intanto vi ringrazio per essere qui con noi a trascorrere questa bellissima giornata. Io voglio ringraziare anche il Club 500 per aver organizzato questa manifestazione. È per noi un evento che anima questa comunità di Cancello, un evento che porta tantissime macchine, avrete visto ci sono intorno a 200 partecipanti, ed è anche uno strumento di marketing territoriale, quindi un'occasione per far conoscere la nostra realtà, le nostre peculiarità. È un momento in cui si sta insieme, seguirà poi una parte conviviale anche a pranzo. E soprattutto, ripeto, è un'occasione per stare insieme, per vedere tanta gente, per evadere un pochino dalla nostra realtà locale. E oggi siamo qua a Cancello dall'amica Angela, che ha fatto questo raduno,
è uno splendido raduno e dopodiché ci incontriamo parecchi amici che da parecchio tempo non li vedevo. È sempre un piacere incontrarci, salutarci e abbracciarci fraternamente, che abbiamo questa passione della 500 e passiamo delle giornate stupende. La mia 500 restaurata, mi piace un sacco, l'hai detto tu, con quello scarico cromato non la venderemo più. E l'appuntamento delle 500 è un appuntamento molto importante, tra cui oltre la manifestazione che si tiene qui a Cancello, naturalmente è un incontro anche tra noi, che non è che ci si vede sempre. Quindi rientrano da Cosenza, Reggio, Crotone, Vipo, Lamezia, Catanzaro, arrivano da tutti i posti ed è il momento più bello dove ci si incontra con gli amici. Noi manchiamo dei raduni che sono 2 anni, purtroppo per motivi di salute, sia dalla parte mia il primo anno e il secondo per la parte di mia moglie. E la volontà nostra e anche di Dio ci ha dato quella forza di reagire, di mettere a posto la salute e di ritornare ai raduni come i vecchi tempi. E siamo felicissimi di essere qua per la prima volta dopo 2 anni, perché è qualcosa che ci mancava. E adesso ci siamo, come dire, nuovamente riuniti con i vecchi amici, eccetera eccetera. Sono soddisfatti io e mia moglie, e saluto anche l'organizzazione che averci invitato e di partecipare a questo raduno che è molto interessante. Allora, veramente ero molto amato della 500, ho avuto una 500L restaurata, modificata, però con le 500 non si può fare viaggi a lungo, sono troppo stretti, scomodi, caldi. No, le macchine sono piccole, carini, però no, le macchine, la mia macchina è Fiat 124 Sport Coupé, una macchina bianca, una macchina per viaggiare, una macchina di un certo livello all'epoca quando era nuova, però le 500 mi piacciono, solo che chi non mi piace le 500, se sono originali, se sono troppo taroccati, con spoiler, con non mi piace, con muso sul cofano non mi piace. La mia 500 restaurata, mi piace un sacco, l'hai detto tu, con quello scarico cromato non la venderemo più. Buongiorno a tutti, ci troviamo a Cancello, frazione di Serra Stretta, oggi questa iniziativa che parte dalla coordinatrice del Club 500 Italia di Serra Stretta, dove l'Automobile Club si è affiancato per la riuscita di questa manifestazione. E credo che il numero sia delle 500 che delle auto storiche che abbiamo invitato noi sia abbastanza importante, e quindi ha conferito alla manifestazione un ottimo risultato. Noi seguiamo ovviamente tutti i raduni delle 500, ma anche quelle delle altre marche, così come nel nostro compito istituzionale, quello di essere proprio il club dell'automobile. E dicevamo poco prima che oggi siamo qui a Serra Stretta, la prossima domenica saremo ad Oppido Martina, però per una gara automobilistica, quindi alterniamo le gare automobilistiche ai raduni. Dove c'è automobile ci siamo noi, e quindi siamo felici perché ieri sera abbiamo visto pure un bel spettacolo di gruppi folcloristici, la gente si è divertita, è stata molto ospitale, ringraziamo Angela Fazio per questa ottima iniziativa. La mia 500 restaurata, mi piace un sacco, l'hai detto tu, con quello scarico cromato non la venderemo più.
Oggi è una giornata molto importante per una comunità che si adopera sul territorio con un'iniziativa importante che aggrega un sacco di persone qui a Cancello. Tanti complimenti per l'organizzazione e per le persone che si spendono e spendono il proprio tempo per organizzare delle iniziative così importanti che portano persone da tutta la Calabria in un territorio che spesso e volentieri non viene troppo valorizzato dalla politica, ma che grazie a delle persone che disinteressatamente e con un volontariato e con la passione per le 500, per le auto d'epoca, riescono ad accogliere tante persone sul territorio, portando evidentemente una nuova narrazione della nostra Calabria, una narrazione che passa tra la natura, la storia, la cultura e perché no anche per i motori. La mia 500 restaurata mi piace un sacco, l'hai detto tu, con quello scarico cromato non la venderemo più. Che applauso! Uno va tutto esclusivamente al coordinamento di Serra Stretta, ad Angela Fazio, a tutti i suoi collaboratori. Un grande applauso. Anch'io ora mi faccio la mia coreografia, Salvatore, perché poi io ascolto e copio, quindi tu hai chiamato quattro donne e quattro uomini, io invece vorrei tutti i ragazzi del coordinamento di Serra Stretta, mi servono tutte le magliette rosse qui, le voglio tutte qui. Tutte le magliette rosse? Tutte le magliette rosse qui. Quindi si spogliano, si facciano. E le blu, ci sono anche le magliette blu. Presidentessa, coordinatrice, vieni qua, saluta. No, lo so che tu non vuoi parlare, però devi dire due parole a tutti questi amici fantastici che ci hanno raggiunto con le loro fantastiche auto, quindi un grazie di cuore glielo dobbiamo dire. Ringrazio tutti quelli che sono stati presenti, grazie a tutti e viva l'amicizia. Brava Angela, quattro parole, brava Angela. La mia 500 restaurata mi piace un sacco, l'hai detto tu, con quello scarico cromato non la venderemo più. 3200 forse più. La mia 500 restaurata mi piace un sacco, l'hai detto tu, con quello scarico cromato non la venderemo più. 3200 forse più. La mia 500 restaurata mi piace un sacco, l'hai detto tu, con quello scarico cromato non la venderemo più. 3200 forse più. La mia 500 restaurata mi piace un sacco, l'hai detto tu, con quello scarico cromato non la venderemo più. 3200 forse più. La mia 500 restaurata mi piace un sacco, l'hai detto tu. Loro sono qua, ma voi dal posto, alzatevi solo in piedi. Solo in piedi, tutti, guarda che bello, guarda cosa sto facendo, guarda che cosa sto creando. Tutti in piedi, chi non si alza non va l'amore fino al 2036, che questa maledizione scenda su di voi. Pasquale ci aiuterà, c'è da come può aiutarci. E poi i maschi che non battono le mani su questa canzone ce l'hanno piccolo. Come mi dà la mucchiera, dai amore, batte le mani, non mi fanno figura del tempo. Signori, siete pronti? Sciogliti Angela, sciogliti. Tu oggi ci hai chiamato per essere qua, mettiti qua, mettiti qua, dai, non essere timida. Anche voi l'aiuto vostro sulle mani tutti, dai dai. Parte, dai! Sì, sì, sì! Tutti, tutti, alza un po' di più sta musica, dai! Vai nel pesate! Fallo girare, fallo girare! Ce l'abbiamo tutti, attenzione Angela! Attenzione, mettiti di qua! Che c'è lui di dietro, non dico niente! Mano a destra! Tutti a destra, a sinistra, signore, se bello si rimane, e poi a destra, che bambino! Dai, no, 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 mi sei raggio, attenzione, signore,
non quando mi motivano tutto. Attenzione al ritornello, mette davanti, il cazzo si sta parlando. Tutti! Parte 3.000, 3.000, 3.000, attacca, piatta, e devo offrire un treno lungo, dai, dai, attacca, attacca di brutto, non ti fa, attacca, e se piaccia male. Mia 500, tutte le sere scendo giù in garage, chiudo la mia porta e io lavoro in pace. Ho speso tutti quanti i miei risparmi in accessori, un sacco di ricambi, ma il risultato è quello che volevo. Ora è proprio bella, bella per davvero. Ora il restauro è finito, mi han detto sei stato bravo. Ragazzi, corriamo in centro, sarà un successo, lo sento. Su e giù per le vie del centro, andando pianino sfilando, la gente ci guarda stupita, meravigliata. Sarà per quel suo colore o il canto del suo motore, salutano tutti quanti con calore. La mia 500 restaurata, modificata, cofano in su con tachilometri ingrandito, oltre 200 e forse più. La mia 500 restaurata, mi piace un sacco, l'hai detto tu, con quello scarico cromato non la venderemo più. E giù per le vie del centro, andando pianino sfilando, la gente ci guarda stupita, meravigliata. Sarà per quel suo colore o il canto del suo motore, salutano.